Amici, oggi è la vigilia di Natale e non sono qui per fare un discorso, il discorso che fanno tutti a Natale, no, assolutamente. Però una cosa la voglio dire, lasciando da parte l'aspetto religioso di questa festività, non me ne voglio occupare. Come siamo messi con lo spirito del Natale? Questo dovrebbe essere un momento in cui tutti quanti noi dovremmo lasciare agire il cuore, quell'organo che rappresenterebbe la sede dei sentimenti. Quali sentimenti dovrebbero fluire in questo periodo? Siete sicuramente più bravi di me, per cui non c'è bisogno che ve lo dica. Però facciamo un ripasso. Empatia, generosità, altruismo. Sì, perché no? Proprio questi sentimenti. Prendere per esempio in questo periodo l'iniziativa per fare qualcosa di speciale per il prossimo. Ma chi sarebbe questo prossimo? Chi potrebbe essere il nostro prossimo? Potrebbe essere qualche familiare che magari solitamente ci sta più alla larga, un parente lontano, qualche vicino di casa, qualche paesano. Insomma, chiunque conosciamo e che siamo consapevoli essere più svantaggiato rispetto a noi nella vita. Non dobbiamo guardare a chi ha più mezzi di noi. C'è sempre chi ha più mezzi di noi, ma non abbiamo motivo di farlo. Dovremmo osservare chi, per cause non proprie, non sue, nella vita magari ha meno di noi. Conosciamo qualcuno? Certo, non sarebbe opportuno occuparci di chi ha sperperato le proprie risorse in vizi lussuriosi. O gente che ha addirittura poca voglia di lavorare. Ma sarebbe bello, proprio bello, farebbe bene a noi stessi occuparci almeno in questa occasione, magari anche qualche volta in più durante l'anno, ma almeno in questa occasione, nel rispetto dello spirito natalizio, di chi, nonostante tutto, nonostante il suo impegno, è indietro nella vita rispetto a noi. Le usanze, la cultura, lo so, ci portano a schemi vecchi che dovrebbero essere superati nel 2021, quasi 22. E parlo di cenoni infiniti, pranzi che durano ore, vere e proprie abbuffate, un sovraccarico inutile, uno spreco di cibo che proprio non serve, siamo sinceri. Tutto, per non parlare di tutto il lavoro, della preparazione che è necessario per organizzare tutto questo, tutti questi pranzi, cenoni. Anzi, oltre che non serve, tutto questo non serve al nostro corpo, al nostro organismo, anzi, rischiamo di compromettere il nostro apparato digerente, i nostri valori, i valori proprio, io parlo di valori, quelli sanguigni, parlo del nostro sistema linfatico, del nostro sistema immunitario che dopo quest'ondata di feste e di abbuffate risulterà essere più debole, più fragile, più facilmente attaccabile proprio da quei virus di cui tutti siamo diventati fobici e psicotici. Si può gioire lo stesso della compagnia familiare o degli amici, senza necessariamente star lì ore ad abbuffarci seduti a tavola come se non ci fosse un domani. Anche appunto senza gozzoviglie ci si può gioire comunque della compagnia, magari stuzzicando qualcosa, senz'altro, bevendo, perché no, ascoltando musica, magari se c'è dello spazio ballando insieme, o intrattenendoci con giochi da tavolo, piuttosto che intrattenerci abbuffandoci.
No, non si può fare. Credete che questo non si può, non si possa proprio fare? Scambiandoci anche regali per l'occasione. Perché no? Ma pensate quanto denaro si andrebbe a risparmiare proprio per l'acquisto di tutto quel cibo che però non ci serve. Quel denaro potrebbe essere investito, appunto, per fare qualcosa per altri, per dare un po' di gioia e un po' di felicità a qualcun altro che quel denaro in più proprio non ha. Il tutto sarebbe ecosostenibile, salutare ed altruistico. Sarebbe un vero e proprio salto quantico, un salto evolutivo per la nostra specie umana, un calcio anche all'ipocrisia, eh sì. E daremmo un senso più nobile allo spirito del Natale. Non vuole essere ovviamente tutto ciò una provocazione per nessuno, ma io, secondo me, io penso che bisogna pensarci seriamente. Intanto, anche se io sarò al lavoro in questi giorni, rientrerò a casa per la fine dell'anno, auguro a tutti voi che possiate trascorrere ad ogni modo questi giorni di feste secondo la vostra consapevolezza.